controllo da dietro che siamo al primo supporto. Ok, il primo sentiero che facciamo oggi nel giro dei Goz è proprio Goz, un sentiero che avete già visto qua sul canale, molto tortuoso ma molto molto divertente. Oggi è molto asciutto, ci sarà parecchia polvere. Il gruppo in realtà si è diviso, alcuni sono andati a fare di HKSM buona. Vai! Sentiero super divertente, come vi ho già detto, molte compressioni. Adesso c'è un po' di polvere, però si sta davvero benissimo. Due salti. Nuovo taglio super ripido qua. E poi l'ultima parte, un po' più tortuosa. C'è anche questa salitina che con le bike si passa da paura, senza problemi. Voilà! Ok, primo trail fatto, adesso ci raduniamo un po' tutti e andiamo su per l'altro. Ok, secondo trail della giornata, in realtà non è in discesa, ma è in salita. Si chiama i due quadrati. E è un trail che quando ero piccolo lo facevo in discesa, ma adesso è stato convertito un po' a sentire in salita, specialmente con queste fantastiche e-bike. Seguite la mia linea, se riuscite. Tutto a sinistra e poi tutto a destra. Tutto a sinistra e poi tutto a destra. Ok, tolto quel primo pezzo un po' tecnico ma super divertente. Il trail è abbastanza semplice. Bello da salire perché c'è questi tratti un po' più tecnici. E tutto abbastanza dolce grazie a queste e-bike. Allora, per salire un po' più veloce io uso sempre il boost, perché comunque dà tutta la potenza anche quando siamo un po' più bassi, un po' più alti dei giri del normale, ci aiuta ad avere qualcosa in più per spingere e andare più veloce o passare un ostacolo. La cosa però molto molto importante è mantenere una pedalata sempre il più rotonda possibile, anche se ci sono degli ostacoli o rischiamo di toccare col piede, col pedale per terra, cercare di mantenere sempre una pedalata rotonda senza far staccare mai il motore. Questo ci fa guadagnare un sacco di velocità, un sacco di costanza in salita. Ora c'è un pezzo di nuovo un po' più ripido, molto importante non far sgommare la ruota dietro, quindi manteniamo il peso sempre sulla ruota dietro, anche se non siamo seduti, manteniamo il baricentro molto centrale, non spostiamoci troppo in avanti, altrimenti la ruota dietro sgomma. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete mai provato a salire da un trail con le bike e fatemi sapere se vi è piaciuto, sono molto curioso. Ok, qua siamo arrivati in cima e c'è l'inizio di un altro trail, Damastè. Salve! Salve! Altro trail di giornata, questo è Damastè. Anche questo l'avete già visto in un video, però lo facciamo per avvicinarci al sentiero nuovo che hanno appena fatto e inaugureremo oggi.
piccola pietraia adesso che ci mette sui salti. Ok ragazzi, questo è il nuovo trail qua a Varazze, si chiama Spacca Dario e io in realtà l'ho già fatto, scusate, però è molto bello, adesso vedrete, c'è questa prima parte tra gli alberi, parecchio tortuosa. Abbiamo davanti il futuro Sinner che ci fa strada. Lo saltino, sponde ce ne sono un po', ma ci sono anche tanti alberi, quindi bisogna stare un po' attenti, ma poi cambierà tutto tra poco. Super polvere qua, e adesso ci sono due linee, una facile verso destra e una un po' più difficile dritta, c'è un cartello qua infatti. È una piccola compressione che bisogna stare un po' attenti, non bisogna prenderla troppo veloce, ma si ci riunisce qua. E adesso inizia una parte molto bella, con un po' di salti, uno qua, questo è il secondo, e adesso c'è il più bello, il più grosso. Come vi dicevo, questa parte è totalmente diversa, qua c'è un anticipo molto carino, molto diversa, più aperta, molto più veloce. Quel salto è carino, si sta un po' in aria almeno, ci sono un po' di sponde e complimenti perché hanno fatto davvero un gran lavoro. Qui invece abbiamo due ponti, abbastanza tricky, ma si riesce a farli senza problemi. Guardate che lavoro che hanno fatto, davvero un altro applauso ai Goats perché hanno fatto un gran lavoro. Wow. A parte questo trattino con le pietre, niente di che, il resto è tutto flow, è molto fattibile, quindi un ottimo trail da aggiungere nella mappa dei sentieri a Varazze e tanta roba. Ok, il trail è quasi finito, si arriva dove c'è l'arrivo di DH Cani, un altro sentiero che parte su dal Quagliodromo e arriva qua sopra Cantalupo. Ok, eccoci tornati su per un altro trail, il terzo della giornata direi. Questo si chiama Lustro Scarpe e adesso vedrete il perché. Guardate quanto è stretto qua, allora si scende molto bene ma
i piedi sono vicini alla parete ed è per questo che si chiama lustra scarpe. È un piccolo canyon fatto dall'acqua in tutti questi anni e l'ha reso abbastanza singolare come trail. Piccola parte in salita e ora si scende di nuovo. Ora con il sentiero nuovo spaccadario il numero dei trail qua in cima è aumentato di nuovo e davvero sembra un mini bike park, una mini zona dove poter risalire in un attimo come avete visto e fare un trail diverso ogni volta. Fighissimo. Ragazzi, hanno messo a posto anche questo trail e ora si fa in una maniera divertentissima. Ok ragazzi, giro finito, è stato fighissimo. Intanto sono qua con i tre builder principali dei Goats. Presentatevi, Danilo e Dario. Allora, se non sbaglio il sentiero che abbiamo appena fatto, quello nuovo, è intitolato te. Sì. Come mai? Perché sono il più vecchio tra i builder del gruppo. E i ragazzi sono stati comunque molto gentili a intitolare questo sentiero e li ringrazio per questo, che hanno intitolato il sentiero a me. Grazie a voi che lavorate sempre su questi trail. Infatti con l'aggiunta di questo trail, come ho detto, si completa un po', o comunque si cerca di completare tutta l'area che c'è qua a Castagnabuona, aggiungendo questo trail a quelli già presenti. Infatti adesso ce ne sono parecchi, no? Siamo arrivati, diciamo, a 7. 7 trail. L'obiettivo sarebbe quello di arrivare a 10, ma ovviamente non in poco tempo, ma 2025, perché qualche idea ce l'abbiamo. Sicuramente il collegamento da Cantalupo a Castagnabuona, anche se oggi abbiamo visto che ci siamo divertiti un sacco a fare la Diacacan in salita, però dare un'alternativa a tornare indietro, così da completare un anello. Certo, adesso avendo anche un po' più di trail si cerca di capire un po' tutti insieme quale è meglio dedicare magari alla salita e quale più alla discesa, perché abbiamo la fortuna qua di avere diversi trail in un'area molto circoscritta e quindi possiamo anche definirne alcuni solo per la risalita, perché come sapete anche voi è divertentissimo salire con l'e-bike pedalando. E oggi infatti ci siamo divertiti tantissimo. La giornata di oggi cosa voleva essere, diciamo? Diciamo un inizio di un qualcosa che abbiamo iniziato 2 anni fa, quando siamo venuti per la prima volta su Castagnabuona e abbiamo deciso di iniziare a fare i trail builder. Diciamo, siamo iniziato magari facendo tanti errori, a pulire per gioco, è stato così. Poi piano piano abbiamo visto che abbiamo avuto seguito da molti ragazzi e piano piano siamo cresciuti. Certo, come avete visto dai miei ultimi video, io vengo spessissimo a girare su questa zona, giro un po' meno nelle parti rocciose della Madonna della Guardia, proprio perché qua i trail sono un po' più divertenti, un po' più flow, e questo è piaciuto a tutti anche oggi, quindi continuate così ragazzi e vi ringraziamo per darci questi fantastici trail a Varazze.